Merci beaucoup, monsieur Lagrange. Je vous en prie. Tu che sei un ragazzo preciso, a Franca queste lettere. Subito, signor Lagrange. Prenotazione? Sì, per favore, un posto per Buffalo. Sì. Per domani. Signor Lagrange? Alle 8. Sì, signor Lagrange. Grazie. Mi hanno detto dal centralino che ti sei permesso di farti chiamare dall'esterno. Una telefonata privata. Hello? È un delitto, signor Lagrange? Quasi, perché è proibita, lo sai. Così che se la mia povera mamma andasse e all'ospedale... Ti autorizza a scherzare? Io? Facevo un'ipotesi. Eddie, cerca di filare dritto. Te lo dico per l'ultima volta. Qui siete soltanto ruote di un ingranaggio. Le ruote più piccole, naturalmente. E la vostra vita privata non esiste. Ah. Oh. Se vi garba bene, se no fuori. È dalla porta di servizio, si intende? Benissimo, signor Lagrange. Le lettere sono pronte, signor Lagrange. Grazie. Dillo. Fate qua. Fate qua. Non male. Pronto? Perché non studi un po' il francese? Io ti sto seguendo, Clyde. Hai delle qualità. Signori, sono fuori. Non hai voglia di far carriera? Bene. Certo, signor Lagrange. E allora non prendere esempio da Eddie Sparser. E non distrarti mai, nemmeno quando parli con me. La signora Brent ha l'aria di volere qualcosa. Sì, signora Brent. Fa troppo caldo oggi. La mia pelliccia in guardaroba. Subito, signora Brent. Non ne sognate mai una così per la vostra ragazza? Non ho ragazze, signora Brent. Come vi chiamate? Clyde Griffiths. Clyde? Non è un nome da groom. Beh, non dite niente. Che cosa dovrei dire, signora Brent? Almeno grazie. Vi ho fatto un complimento.
Grazie, signora Brent. Anni della nostra paga, fatti un po' il conto. L'asciutti. Piantala. Hai sentito quel vecchio gufo prima? Le ruote più piccole dell'ingranaggio. Ci è venuto pure dalla Francia. Te lo farò vedere io l'ingranaggio quando tornerò qui da cliente e mi divertirò a farlo trottare su e giù come una scimmia ammaestrata. Lasciami andare. Ehi, che fifa. Ho paura che ti troverò qui a fare la rotellina e mi toccherà darti la mancia. Ciao, Hortensia. Niente confidenze qui. Ti vergogni a far sapere che sei una manicure? Chi lo sa bene, chi non lo sa perché dovrei raccontarglielo. Ti accompagno io con l'ascensore, omaggio privato di Eddie Sparse. Ci salirò da sola con te quando ti avranno tagliato tutte e due le mani. Ciao. Eddie. Chi è? Ti ha fatto colpo, eh? Quando è arrivato? Un giorno o l'altro te la presenterò. Non scherzare. Ci puoi contare. Piuttosto ti sei aggiustato un po'? Vedrai. Bene, quando uno i quattrini non li ha, deve almeno darne l'impressione. Ah, ecco Bob e Jim. Ce l'hanno fatta. La tortura è finita per oggi. Su, andiamo a cambiarci. Giratevi. Ti manca un bottone. Dove? Alle mutande. Silenzio! Chiedo scusa. Potete andare. Insomma, signora, vi ripeto che non è possibile. Perché, signora, non si può. Signor Kessel, conosco io la signora. Un attimo se ne andrà subito via. Sta attento. Grazie. Mamma, te l'avevo detto che non avresti mai dovuto venire qui a cercarmi. Sì, sì, Clyde, hai ragione. Vergognarti di me. Ma non è questo, mamma. Vuoi che ci rimetta il posto se proibiscono persino le telefonate private? Che cos'è successo? Non potevo parlartene a casa davanti a tuo padre. Esther mi ha scritto da Los Angeles. È rimasta sola, col suo bambino. Quell'uomo l'ha abbandonata senza un soldo. Mamma, io... È tua sorella, Clyde, anche se ha rovinato la sua vita. Che cosa dovrei fare? Non può rimanere laggiù sola. E credi che papà cambierà idea? No, non lo farà. Ma almeno io potrò aiutarla in qualche modo, starle un po' vicina. La sistemerò in una cameretta mobiliata. Adesso però devo mandarle i soldi per il viaggio. Prestameli, Clyde. Ti giuro che non li ho. Ma fatti dare un anticipo. Non posso, mamma, non posso. Non vogliono darne, mi farei cacciar via. Clyde, non vuoi fare niente per tua sorella? E nemmeno per me? Se potessi... Va bene. Ti accompagno. No, no. Lascia stare. Meglio no. Uzzuai. The old man air. Sofort. Clyde. Chi era quella donna? Mi chiedeva un'informazione. Non bisogna essere troppo gentili con persone come quelle. Stonano troppo qui dentro. Signor Lagrange. Che c'è, Clyde? Niente. Posso andare? Certo. Non è finito il tuo turno? Un altro, signor Lopez. Signora Brent. Mi pare che basti. È proibito. Ah! Come si chiama quel grumbiondo? Signora Brent.
Che ti è successo? Lavoro straordinario? Ehi, che faccio? Lasciami in pace. Non vuoi nemmeno che ti presenti Ortensia? Ah sì, la ragazza dell'ascensore. Non dirmi che te la sei già scordata, la guardavi con certi occhi. Clyde, ho idea che tu sia un po' indietro in fatto di ragazze. Mi sbaglio? Devi svegliarti, Clyde. È proprio il caso di dirlo. E qui puoi imparare molto, come ho fatto io. Soprattutto che uno conta per quello che è in tasca, non per quello che è. Ah, a proposito, ho fatto un bel po' di mance questa settimana. Voglio organizzare una seratina mica male. E ci sarà anche Ortensia, va bene? Ma trovati una faccia di ricambio. Li ho contati. Erano solo 10. Sai, oggi è sabato, prendono la paga e hanno troppe tentazioni. Ma domani, che è domenica, il giorno del Signore. È questo. Ci sono troppe tentazioni. E il mondo si difende sempre meno. Non ascolta più la voce della coscienza. Ma io non mi arrenderò. Dio non vorrà togliermi il suo appoggio e mi darà la forza di lottare fino all'ultimo istante della mia esistenza terrena. E tu non mi abbandonerai, vero Elvira? Lo sai, Asa. Voglio più mangiare. Elvira, toglili il piatto. Ti prego, Asa. Su, mangia. Quando si ha un torto bisogna riconoscerlo. E quando si è peccato bisogna subito pentirsi. Brava, Giù. Buonasera a tutti. Ho fatto un po' tardi. Sono venuto a piedi. E perché? La spesa dell'autobus non è prevista nel tuo conteggio della paga? Beh, quando posso risparmiarla. E poi è una sera così bella. In Grand Square hanno inaugurato la nuova illuminazione. Si può leggere il giornale come a casa, c'è un via vai. Mangia, Clyde. Sì, mamma. C'era molta gente stasera alla missione? Da quando hai creduto bene di andare a lavorare in quella sentina di lusso e di vizio? È una faccenda che non ti riguarda più. Ma papà, io lo domandavo. Mangia, Clyde. Papà, che cos'è una sentina? Vai tu,
forse qualcuno ha bisogno di me. Abita qua, Clyde Griffith. Sì, no, devo consegnarlo a lui personalmente. Chi è, Julie? Permesso? Oh, eccovi qua. Il vostro completo su misura. Il principale dice che sono $26, non 25. Ci ha messo la fodera di seta. Un abito su misura. Perché non me l'avete portato all'albergo come eravamo d'accordo? Ma il vostro amico Eddie mi ha detto che abitate qua, poco distante dalla sartoria. Doveva attraversare mezza città per arrivare all'albergo? Ma ve lo porto io a casa e non siete contenti. Dico io. Firmate qua. E non vi scomodate a darmi la mancia. Bambini, a letto. Asad, a letto. Julie, pensa tu a Frankie. Sì, mamma. Julie, Frankie. In nome del Signore, buonanotte. In nome del Signore, buonanotte. Buonanotte. No, Clyde. Adesso mi spiegherai la storia di quest'abito nuovo da $26. Papà, non ne avevo assolutamente bisogno. E adesso... Siediti, Clyde. Mamma. Siediti. Elvira, io ho chiesto una spiegazione a mio figlio. Io gli ho chiesto un po' di denaro oggi e me l'ha negato. No, no, non mi serviva per noi. Per qualche cosa di grave, di importante. Non ti capisco. Non hai un soldo, per aiutare quella poveretta di tua sorella e poi ti fai un abito su misura da $26. Non voglio sentire parlare di Esther. No, Asa, devi sapere invece. E Clyde è grande. I problemi della famiglia sono anche suoi. Asa, Esther è stata abbandonata da quel mascalzone, senza un soldo. E ha un bambino di pochi mesi. Dio la perdoni. Dio la perdonerà. Non sapeva certo quello che si faceva quando si è lasciata abbindolare da quel mascalzone. Ma io chiedo a te di perdonarla. Ti proibisco di continuare. Asa, sei suo padre e hai quest'abito addosso. Questa è la sua casa. Tu mi chiedi di riaccoglierla. Qui. No, Elvira. Esther non è più mia figlia. Io l'ho ripudiata fin dal momento in cui osò infrangere ogni suo obbligo morale e religioso. Asa, il mondo non è popolato di santi. Noi non siamo santi. Ma bastava che i nostri figli rispettassero il nostro esempio. Ma papà, se Esther si è pentita... Si è pentita! Perché il Signore giustamente l'ha punita. Il pentimento deve nascere dentro di noi, spontaneamente, per la profonda convinzione del peccato commesso. E non esserci imposto dalla necessità o dalla convenienza. Asa, Esther è pentita, sinceramente. Se tu leggessi le sue lettere... Non darmele perché le brucierei. Papà... Taci! È già molto che permetta di parlarne a tua madre. Asa, tu sai come ti sono stata vicina in tutti questi anni. Non t'ho mai chiesto nulla, ma ora... Non c'è creatura al mondo che io stimi e rispetti più di te. Ma questo non devi chiedermelo, Elvira. In nome di Dio... Non chiedermelo.
vattene a letto, Clyde. Vattene a letto anche tu. Mamma. Ti prego. E portati il tuo vestito. No? Perché? Non disprezzarmi troppo, mamma. Io ho 22 anni e il mondo è pieno di cose belle. Io non disprezzo. Ho paura per te. Presto avrò finito di pagarlo. Allora ti prometto che aiuterò Esther. Spero che tu lo faccia. Soprattutto per te. Per me, mamma. Sì. Perché così mi convincerai che non ho ragione di aver paura. Ma di che, mamma? Di quello che sta succedendo dentro di te. Io ho tremato oggi quando ti ho visto in mezzo a quella gente, a quel lusso. Hanno tutti l'aria felice, mamma. Perché non li conosci dentro. Sta attento, figlio mio. Mamma, quel fratello di papà, lo zio Samuel di Licurgo, è ricchissimo, no? E con questo? Potrebbe fare qualcosa per noi? Tuo padre non glielo chiederà mai. E tu? Credi che io potrei fare qualche cosa che tuo padre non approverebbe? Nemmeno per aiutare Esther. Nemmeno. Ci hanno sempre ignorati. Perché dovremmo umiliarci davanti a loro? Lascia che si godano la loro ricchezza, non è quello che conta. Ora parli come papà. Parlo con le parole di Dio. Quello che conta è la pace della tua coscienza. E Dio non voglia che tu debba pentirti un giorno di non averlo capito in tempo. Clyde, mi prometti di non nascondermi mai nulla, qualunque cosa accada o stia per accadere. Te lo prometto, ma stai tranquilla. Non voglio più vederti soffrire come stasera. Ti sta proprio bene, sai? Mamma. Se non vuoi dirmi. Non posso, Clyde. Cose a cui vorrei non pensare, almeno stasera, con te vicino, mentre mi illudo che il mondo sia di nuovo pulito e che valga la pena di viverci. Vuoi bere qualche cosa? No, no, grazie, sei un tesoro, ma lasciami un po' solo. Ti prego. Che fai? Tutta sola, vieni qui. Beh, ti avvicini, ma molto non ti guardo in faccia finché vivo. Ho capito. Capisci un po' quello che ti pare, ma gira al largo, intesi? Ok. Piacere d'amico, un bagnetto nel chiaro di luna. Un bagnetto nel chiaro di luna, facciamo Carles Love. Grazie. Bravo!
Ortensia, ma ho pensato... Ortensia, che hai? Ortensia. Non dir nulla, Clay. Ma non posso vederti così. Non hai capito che io... Non sciupare tutto. Non puoi dirmelo come un amico, solo per toglierti questo peso dal cuore. Penseresti male di me. Non importa. Dimmelo. Farei qualunque cosa per vederti tornare allegra, sorridente come eri prima. Sorridevo perché tu mi eri vicino, Clyde. E adesso non ti sono vicino. Abbi fiducia in me. E soprattutto in quello che sento per te. Sì, forse hai ragione. Solo con una persona come te posso essere sincera. Dimmi, che cosa è successo? E avevo giurato a me stessa che non avrei più avuto fiducia in nessuno. Proprio la mia ingenuità, la mia onestà, che mi ha trascinato in una situazione... Parla, Ortensia. In una situazione senza uscita, Clyde. Io ho comperato da un rappresentante una giacca di castoro. A rate, potevo pagarla. Ma la mia sorellina si è ammalata e io devo pensare alla clinica. Clay, se tu avessi visto la faccia di quell'uomo quando sono andata a supplicarlo di concedermi una proroga. Naturalmente io gli ho proposto di restituirgliela la sua giacca, sia pure perdendo le rate già pagate. Ma lui non rivuole la giacca, capisci, Clay? Lui è disposto a regalarmela perfino. E se io non sarò gentile con lui o con qualcuno di quelli che mi credono bella, Clay. Ortensia. Perché mi hai fatto parlare? Ortensia, io voglio aiutarti. Tu, Clay, come? Permettimi di aiutarti. Pagherò intanto io le rate, dopo mi restituirai. Tu? E perché? Non ti chiederò nulla in cambio, non temere. L'hai detto tu stessa che mi consideri diverso dagli altri. Non mentire, Clyde. Tu vuoi essere generoso con me perché mi desideri. Può darsi. Ma spero in qualche cosa di molto più grande e di più bello. Che tu un giorno mi voglia un po' di bene. Clyde! Non dimenticherò mai il tuo gesto e questo momento. Oh, guarda, le ho appena ritirate oggi. Ne vuoi una? Vieni. Grazie. Questa. Grazie.
piaciuta. Sarei proprio curioso di sapere cosa avete tanto da dire. Posso offrirvi da bere? Andiamo, cammini. Sarai un po' più carina con me adesso? Me lo merito. Tardi. Le 2:30, mamma. Le 2:30. Ero con i miei compagni di lavoro. Si stava chiacchierando e non ce ne siamo accorti del tempo che passava. È la prima volta che mi capita di addormentarmi così con un lavoro in mano. Sto diventando vecchia. Tu, mamma. Ma non sono gli anni che fanno diventare vecchi. Su, fra 4 ore devi già essere in piedi. No, no, il sonno mi è passato per il momento. E poi aspettavo te. Aspettavi me? Sì, Clyde. Devo parlarti. Siediti. Ma a quest'ora, mamma? Sì, adesso, noi due soli. Con tuo padre il tono sarebbe diverso. Il guaio è che non so se questa volta il tono giusto non sarebbe quello suo. Clyde, mi hai fatto una promessa, ricordi? È passato poco più di un mese. Mi hai promesso di non nascondermi nulla di quello che ti succedeva. Ma non è successo niente. E nemmeno di quello che accade o sta per accadere. Mamma, ti ripeto... Clyde. Io sento che ti sei messo su una strada sbagliata. E ti supplico di evitare il peggio, se sei ancora in tempo. Io non ti capisco. Perché qualche volta rientro tardi, ma lavoro tutto il giorno. Non è per questo. Perché non ti ho ancora aiutato per Esther. Fra una settimana, quando avrò finito di pagare l'abito... Non è nemmeno per questo. E allora perché? Chi è la donna che frequenti, Clyde? Come lo sai? Clyde, un figlio non diventa mai troppo grande per sua madre. Chi è? Una ragazza per bene. Ah, sì? Beh, le ragazze per bene non portano il rossetto. O perlomeno non lo portano ancora. Ma la mia età... La tua età è quella in cui si sbaglia di più, Clyde. Peggio. È l'età in cui più si sbaglia, più ci si ostina a sbagliare. È una brava ragazza e se tu la conoscessi... Credi che mi piacerebbe? Perché no? Allora perché non me l'hai fatta conoscere? Perché non mi hai mai parlato di lei? Volevo prima essere sicuro che mi volesse un po' di bene. E te ne vuole? Sì, mamma. È bella? Sì. È sempre così allegra, sorridente. Clyde. Sì. Ti ha mai chiesto nulla? Beh, non siamo ancora fidanzati. No, no, cerca di capirmi bene, Clyde. E non mentirmi, eh? Guardami. Ti ha mai chiesto nulla? No, mamma, nulla. Ti credo. E sai perché? Perché non hai inghiottito un po' d'aria...
così prima di rispondere. Lo fai sempre quando stai per mentire. Non mi hai neanche detto il suo nome. Ortensia. È un bel nome. E spero che sia proprio una brava ragazza. Però adesso non crearti dei legami troppo presto, Clyde. Hai tanto tempo davanti a te. Adesso devi pensare soltanto a migliorare il tuo avvenire. Senti, Clyde, a tuo padre non lo dirò, ma tu devi saperlo. Esther viene qui, a Kansas City. Ma il denaro per il viaggio? Ho venduto quella mia vecchia spilla. A tuo padre dirò che l'ho perduta. E spero che il Signore mi perdonerà. Ma avranno bisogno di te. Lei e il suo bambino. Ricordatelo. In un modo o nell'altro dovremo pagarle l'affitto, anche se si tratterà di un buco. E devono mangiare. Posso contare su di te? Sì, mamma. Com'è tardi, però sono proprio contenta di averti aspettato e di averti parlato. E adesso a letto, figlio mio. A letto. Provvederò immediatamente. Subito, signor. Sì, bene. Due singoli per Albany. Sull'espresso delle 21:15. Me ne occupo personalmente. Pronto? Molto gentile, signor Bibbs. No, i signori sono fuori. Bene. Bisogna trovarli. I signori Griffiths ripartono già? Fanno atto di presenza al congresso dei tessili e non sono tipi da scappata. E poi padre e figlio insieme. Almeno non fosse sabato. Adesso che ho preso quei quattro soldi della paga mi viene più rabbia di prima. Cosa, vogliono tutti i contatti? Certo, e hanno ragione. Ne trovano 100 di compratori. Un Harley quasi nuova, dell'ultimo tipo. Ha perfino il contachilometri sul manubrio. Ieri l'ho provata, mi sembrava di volare. Accidenti ai soldi. Dove la trovo più un'occasione simile? A proposito di soldi, di Clyde, non ci hai parlato una volta di certi tuoi parenti ricchi che avevano una grande fabbrica a Licurgo? Può darsi. Beh, stamattina presto sono arrivati due Griffiths da Licurgo e il più anziano chiamava l'altro Gilbert. Sono qui in albergo. Se te lo sto dicendo. Sono loro, Clyde. Gilbert è mio cugino. Accidenti, Clyde, questa sì che è una fortuna. Senti, tu adesso vai in camera loro. Reciti una bella scena di riconoscimento e quelli un po' si vergognano, un po' si impietosiscono a vederti così, ti allentano un bel centone e magari anche di più. No, Eddie, non ci vado. Io lo capisco. Tu sta zitto. Non fare lo scemo. Se sai fare un bel discorsetto, che hai bisogno di essere aiutato, eccetera, eccetera, quelli aprono il portafoglio. E sai che facciamo? Tu mi presti i soldi e la moto ce la prendiamo in comproprietà. Sai che affare. Peter, ti spacco il muso. Senti, Clyde. Inutile, Eddie, non lo farò mai. Ma perché? Se ne sono sempre infischiati di noi. Non sanno nemmeno se siamo vivi o morti. E allora? Adesso lo sapranno, no? No. Sarebbe troppo umiliante. Umiliante? Di fronte ai soldi? E se andassi io a dirglielo che sei qui? Provaci, io... Piantala. Non ci vado. Quando uno è pazzo. Ma tu non avrai mai fortuna nella vita. Te lo dico io. Vi chiamano. Volete beccarvi una bella muta? Eh? Ciao, Clyde. Eravamo d'accordo che ci saremmo visti stasera. Ah, sì, ma sai, quell'uomo insopportabile mi ha telefonato. Dice che parti per il weekend, vuole i soldi prima. Ortensia. Non hai preso la paga, tesoro? Sì, ma... Clyde, sai qual è la vera ragione per cui sono venuta qui? Perché avevo tanto desiderio di vederti e non potevo attendere fino a questa sera. Comincio a volerti bene, purtroppo, e te lo dimostrerò. Presto. Più presto di quanto tu speri. Aspettami. Dove vai? Non volevi quel denaro? Ah, sì! Ma spicciati, tesoro, non posso trattenermi molto. Il tempo di bere l'eccellente martini del signor Lopez. Live. 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 Live.
In via del tutto eccezionale. Abbiamo accettato perché si trattava di un messaggio di tua madre. Ti aspetta quell'indirizzo appena hai finito il tuo turno. No, mamma. Non illuderti e non cercare di illudermi. Per mio padre, io sono morta, veramente. E questo bambino non esisterà mai. Ma da tempo al tempo e non cambiarlo. Se avesse pensato a tutte le volte che mi ha tenuta per mano, a quando mi aiutava a fare i compiti, a quella sera che mi ha fatto fare 3 giri di giostra, e mi sembrava che ridesse, lì, in mezzo alle luci del Luna Park. Ma lui non può pensarci. Lui mi vede soltanto fra le braccia di quell'uomo. Esther. Mamma, se mio padre mi avesse dato tempo di conoscerlo meglio, quell'uomo, io non sarei fuggita con lui. Sì, Asa forse è troppo severo, ma lo è anche con se stesso. Oh, sì, e ne soffre magari, ma soprattutto fa soffrire gli altri. Non si può essere così rigorosi, eccessivi, perfino nella fede. Ora bestemmi, Esther. Non parliamo più di lui. Non parliamone più, mamma. Non so come fare. Ho così poco latte. Credi che Clyde verrà, mamma? Perché ne dubiti? Non so. Mi ricordo quella volta che mi fece piangere un giorno intero perché non volle prestarmi la sua palla di gomma. È cambiato? Esther, ma perché parli sempre di quando eri bambina? Perché ero felice e non lo sapevo. No, non è vero. Piangevi spesso, anche quando avevi la tua palla di gomma. E Clyde non è egoista come tu dici. Nessuno lo spera più di me, ora. Che ore saranno? Non lo so, quasi le 8, credo. Perché ritarda tanto? Il turno di lavoro finiva alle 6. Io dovrei andare a casa a preparare la cena. Avanti! Clyde. Ti trovo bene, veramente. Adesso sembro io la più vecchia. Come stai, Esther? Non chiedermelo. Non voglio cominciare troppo presto a lamentarmi. Vieni. Ecco il mio Patrick. Che tu voglia o no, hai un nipote adesso. E non lo guardi un po' più da vicino, non gli fai una carezza? Non è il figlio della colpa, Clyde. È mio figlio. Mi credi così meschina? Ho paura di spaventarlo. Ecco tutto. Non dimenticare che sono abituata a leggere nel tuo viso, Clyde. Sì, forse hai ragione di pensare. Ci sono dei bambini che non dovrebbero mai venire al mondo. Ma non sono loro che vogliono venirci. E solo per questo fatto i diritti sono tutti dalla parte loro. Insomma, siete sempre gli stessi. Ma avete bisogno di litigare anche adesso. Litigare? No, la mamma ha ragione e ti chiedo scusa, Clyde. Ma sarò terribilmente sincera con te. Io ti aspettavo per la gioia di riabbracciarti, ma soprattutto
Ho tardato tanto perché non avevo il coraggio di venire. Per questa settimana non posso fare niente per te, Esther. Mi dispiace. Forse la settimana prossima. Ma che ne hai fatto della paga? Mi hanno trattenuto quasi la metà per delle multe. Avevo qualche piccolo debito. Non affannarti a cercare delle scuse. Come vedi, mamma, Clyde non è cambiato. Questo non me l'aspettavo da te. Ma io sì. E adesso vuoi andartene? Ascoltami, Esther. Vuoi andartene, sì o no? O devo spalancare la finestra e ringraziarti davanti a tutti per la tua generosità? Signori, ecco un esempio da libro di lettura. Un fratello che si cava il pane dalla bocca per sfamare la sorella. Calmati, Esther, calmati. Mandalo via, mamma. Mandalo via. Gli occhi della mia creatura non devono conoscerlo neppure. Che cos'ha oggi il mio piccolo Clyde? Sembra un funerale. Sì, sono di cattivo umore, avrei fatto meglio a non venire. Ma volevo vederti. Eccomi qua. Avrebbe dovuto passarti. Che cosa? A cosa pensi? Il cattivo umore, no? Insomma, guai? Sì. Soldi? Anche. E poi? E poi? Ci sei? E che ti ho fatto io? Perché ti diverti a farmi soffrire? Questa è una frase che avrò sentito almeno un milioncino di volte. E perché ci farei tanto soffrire? È tutta la sera che quel buffone di Bay fa lo stupido con te. E se Babe è un buffone, come dici tu, che posso farci io? Potresti metterlo a posto, ti basterebbe una parola. Perché non lo fai tu? È questo che vuoi, che io faccia pugni con lui. Clyde Griffith, mettiamo le cose in chiaro. Io non voglio niente, da te ne davo. Se tu hai fatto qualcosa per me, l'hai fatto perché hai voluto farlo, non perché io te l'abbia chiesto. E se c'è una cosa che non sopporto al mondo è l'atteggiamento da padrone. Ti prego, ci guardi. Oh, smettila, che me ne importa. A me senza cesta. E poi non ballavate nemmeno. Urtensia. Il prossimo, Clyde, hai bisogno di riflettere un po'. Hai un po' di quella roba. Vacci piano, ti la fanno pagar cara. Che ti è successo? Hai litigato con Ortensia? Perché si comporta così? Colpa tua. Quella è una puledra che non vuole il morso. Lasciagli le briglie sul collo e tornerai in scuderia. Non gli hai detto altro? Che cosa? Sì, insomma, è soltanto una faccenda di gelosia. Certo, nient'altro. E allora vattene in un angolino e aspettala. Ci penso io a farvi fare la pace. E perché dovrebbe darti retta? Clyde, te lo sei scordato che te l'ho presentata io? Ho bisogno di parlarti, Ortensia.
Con la stessa sincerità con cui tu mi hai parlato quella sera, proprio qui, ricordo. Se si tratta di un'altra scella di gelosia... No, no, non si tratta di questo. No? Allora sentiamo. Mia sorella Esther è nei guai. Era fuggita di casa con un uomo e adesso è tornata, sola. E ha un bambino di pochi mesi, devo aiutarla. Sì, sì, nessuno meglio di me sa che sei un ragazzo generoso. Cerca di capirmi. Hai un'idea della mia paga? Sì, Eddie te l'avrà detto. Hortensia, almeno per un paio di mesi io non posso più pagarle le rate della pelliccia. Stai scherzando? Esther mi ha cacciato via piangendo e ho visto quel bambino. E mia madre non ha un soldo per aiutarla. Sì, sì, sono commossa fino alle lacrime, ma tu hai firmato. Andremo insieme dal negoziante e gli diremo che... Che cosa gli dirai? Che sei un imbecille e un morto di fame? Hortensia. Insomma, voglio un sì o un no. Puoi pagarle o no le rate che mancano? Te l'ho detto, adesso no, ma dopo... Hortensia. Lasciami. La cosa riguarda solo me ormai. Ma non puoi trattarmi così, mi faresti pensare che... Pensalo. Sai che ti dico? Meglio così. Non so se ce l'avrei fatta arrivare fino all'ultimo. Sei un tale bamboccio. Non combinerai mai niente nella tua vita. Eddie, hai la bocca, adoperala per cantare. Senti, Eddie, mettetegli il bavaglio. Sei proprio un gran vigliacco. Perché non sei tornato con Bella Hortensia? Quelli non dureranno di certo. Forse saresti arrivato prima a piedi. Eddie, sei pazzo! Scendiamo! Dobbiamo portarlo subito all'ospedale! Pazzetto idiota! Eddie, torna indietro! Dobbiamo salvarlo! Tenetelo fermo! Passate di lì e filate, in 20 minuti siete a casa. E non aprite bocca con nessuno, per nessun motivo, capito? Ma io ho paura. Portala via, Sally. E guai anche a te se questa cretina parla. Stai tranquillo, Eddie, ci penso io. Torniamo indietro, Eddie. Se lo lasciamo lì ferito, torniamo indietro o vado alla polizia. Fategli respirare un po' d'aria. Ha bisogno di schiarirsi le idee. Ma fate presto! Ricordati che se la cosa viene a galla la macchina la guidavi tu. Siamo tutti testimoni. Ha 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 ha.
Ah, Julie, mi raccomando, tienilo sempre per mano quando attraversate. Tu, Frankie, obbedisci a Julie. Me lo dici tutte le mattine. Non essere impertinente. Starò attenta, mamma. Asa. Dimmi, Elvira. Sono molto preoccupata per Clyde. La merita tutta questa tua preoccupazione? Stanotte l'ho sentito rientrare che era quasi l'alba. Non è la prima volta, mi pare. L'ho sentito camminare in su e in giù come se non trovasse pace. Stamattina, quando gli ho portato il caffè, ho visto che si era buttato sul letto senza neanche togliersi la giacca. Che cosa ha combinato? Non so, non me l'ha voluto dire. Ha nascosto la faccia nel cuscino, mi ha fatto spegnere la luce. Mentre uscivo mi ha detto solo che non riprenderà il lavoro in albergo. Ha nessun patto. Chiamalo. Gli parlerò io. Sì, ma ti prego, Asa, sì. Chiamalo. Lasciami, mamma, lasciami stare. Ma no, tu devi parlare ora. E via! Clyde, tuo padre sa che è successo qualche cosa, devi parlare. Non ho niente da dire. Nemmeno a me? Tornavamo in macchina con degli amici. Loro avevano bevuto e anch'io un po'. Le strade erano deserte ed Eddie si divertiva a correre. All'improvviso da un angolo è sbucato un vecchio in bicicletta. Eddie non è riuscito a scansarlo. Lo abbiamo lasciato lì ferito. Ma io non volevo. Io non volevo. Non ferito, morto. L'avete ucciso. Asa. No, 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 Asa. Teppisti dalla strada. Dice bene il giornale. Ecco che cosa sei, un teppista, un criminale. No, no, Asa, no. Mamma. Ti prego, mamma. Papà, prima che tu mi condanni, prima che tu pronunci contro di me delle parole irrevocabili, prima che tu mi ripudi come hai fatto con Esther, io ti chiedo di ascoltarmi. A che servirebbe? Serve, Asa, serve! Tu non ti rifiuti di ascoltare quelli che vengono a battere alla porta della nostra missione. Guarda. Sai perché mi hanno ridotto così? Per impedirmi di aiutare quel poveretto. Volevo scendere dalla macchina, ma non me l'hanno permesso. E poi mi hanno picchiato sangue per spaventarmi. E mi hanno detto che mi avrebbero fatto di peggio se denunciavo l'accaduto alla polizia. Ci andremo adesso alla polizia. Ti ci accompagnerò io! Ma sei impazzito, ma non hai sentito? Vuoi farlo uccidere? Il criminale che era al volante ubriaco deve essere arrestato. Clyde non è un criminale. Anche lui ha la sua parte di colpa. Quale? Quella di aver ignorato la vera natura delle persone che frequentava. Anche. E per questo vorresti rovinare la sua vita. Preferisci che sia complice di un delitto? Non è complice. Ma la polizia lo considererà tale.
E Clyde sconterà una pena per una colpa che non ha commessa. Dovrebbe tacere. Vuoi farne un vile? Papà, io ho cercato di non esserlo. Ma c'è un'altra cosa. Sono tutti d'accordo. Se li denuncio, diranno che ero io al volante. E non è vero, Clyde? Non è vero. Prendi la Bibbia, Elvira. Giuralo. Lo giuro. Giura che tutto quello che ci hai detto è la verità. Lo giuro. Clyde deve partire. Subito. Prima che le ricerche della polizia coinvolgano anche lui. Ma Elvira. Asa, tu non hai voluto perdonare Esther e io ho cercato di capirti. Soffrendo tutto quello che lei soffriva e continua a soffrire, mordendomi le labbra a sangue per non parlarti di lei. Ma Clyde no, eh? Clyde non è colpevole. E noi dobbiamo salvarlo. Il vero colpevole, quello che era al volante, lo arresteranno, non dubitare. Ma Clyde sarà lontano, è in salvo. E non abbandonato a se stesso, con la sua inesperienza, la sua ingenuità, ma in mezzo a gente per bene, che lo aiuti, lo protegga. Gli sia d'esempio. Asa, ti sto chiedendo di umiliare il tuo orgoglio, di scrivere a tuo fratello a Licurgo perché dia un lavoro qualsiasi a Clyde nella sua fabbrica. Questo non lo farò mai. Lo farai, Asa. Lo farai. E subito. Se non vuoi farmi dubitare della sincerità della tua fede, del tuo rispetto per le leggi del Signore. Tu mi chiedi di calpestare la mia dignità, non il mio orgoglio. E se anche fosse, farei ben altro per la vita di mio figlio. Oh, figlio innocente, Asa, innocente, davanti a Dio. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Non per te. Soprattutto per tua madre. E il Signore mi perdoni se non ho agito bene. Non può venirne un granché bene quando si scende a patti con la propria coscienza. Dai, vai a preparare la tua valigia. Sì, ma... Asa, Licurgo è lontana. Dobbiamo dargli i mezzi per il viaggio. Com'è possibile?
Tu conosci le nostre attuali condizioni. Conosco le nostre condizioni, ma non si può essere generosi a metà. Per noi Dio provvederà.